Eccomi ragazzi, allora oggi andiamo a preparare un buonissimo risotto con zucchina e gamberi rossi. Qui sto preparando un fumetto di pesce, vuole essere gambero rosso, sedano, carota e cipolla. Che poi andiamo a filtrare e ci servirà per la cottura del nostro riso. A tra poco. Ok, andiamo a filtrare il nostro fumetto. Vedete, ci sono le teste. Le gamberone, sentite che profumo, non lo potete sentire, ma c'è un gran buon profumo. A questo punto andiamo a schiacciare le teste con un batticarli in modo che tutto il succo finisca giù nel nostro fumetto. Una volta fatta questa operazione ci andiamo a preparare la zucchina che taglieremo a dadini e poi cominciamo con la cottura del nostro riso. Ora ci andiamo a preparare la zucchina per il riso con i nostri gamberi rossi. Li togliamo la parte avanti di dietro, la togliamo a metà, togliamo il listarello e facciamo i nostri bettini. Passa una zucchina, questa è grande, sono i nostri cubettini di zucchina. Poi ci andremo ad affettare una cipolla mezza, che ci servirà sempre. Il soffritto lo faremo con l'olio, non con il burro, perché c'è il pesce, io lo preferisco. Andremo a mantecare poi con un goccio d'olio a crudo e prezzemolo tritato. Okay. Io direi che ne metto solo altra metà, se no diventa troppa zucchina. E una volta preparata la zucchina, ecco fatto, passiamo affettare la cipolla e poi cominciamo la cottura del riso. Ok, qui adesso andiamo a preparare il nostro riso. Soffriggiamo la cipolla con l'olio, non con il burro. Appena comincia a soffriggere aggiungiamo le zucchine, facciamo cuocere per 5 minuti, poi buttiamo 350 g di riso carnaroli, che può andare bene per 3 persone. Cominciamo la cottura del nostro riso con il brodo, col fumetto che ci siamo fatti con le teste del gambero rosso, e a fine cottura, ma a fine cottura, buttiamo i nostri gamberi rossi che abbiamo già sgusciato. A dopo. Allora, la nostra cipolla ha soffritto, adesso ci abbiamo aggiunto una zucchina, tanto mi sono pesato già 350 g di riso. Facciamo cuocere la zucchina per almeno 4-5 minuti e poi andiamo a mettere il riso. Adesso andiamo a tostare il riso 4-5 minuti di tostatura a poco vivace, mescolate, se no mi si attacca sul fondo. Dopodiché andiamo a cuocere con il nostro brodo che ci siamo preparati, il nostro fumetto. Da quest'altra parte la salsiccia da usare per il condimento delle patate pronta, e adesso ci andiamo a impiattare l'antipasto. Ecco. Il riso sta tostando, appena è pronto andiamo a mettere in brodo. A tra poco. Benissimo, il riso è tostato, ci andiamo a aggiungere, ci usate il braccio, il nostro fumetto di riso. Togliamo tutto il riso, una giratina, giriamolo poco, che una volta che il brodo si sta asciugando ne aggiungiamo altro. Ci mette circa 15 minuti per cuocere.